Gabriele Caneto, ancora una volta il migliore in campo, 14 punti, 11 rimbalzi e la solita intensità sui due lati del campo. L'hai quasi riaperta da solo la partita nel finale 37esimo-38esimo minuto, poi nel supplementare si è spenta un po' la luce. Grazie innanzitutto, non credo di essere stato il migliore, però siamo riusciti a riagguantare la partita veramente per i capelli e difatti il rammarico è ancora più grande, il rammarico di averla poi persa. Secondo me abbiamo fatto errori difensivi nel supplementare che ci sono costati, ne ho fatti due in aiuto, cioè non ho aiutato sui lunghi, questo secondo me ci è costato un po' di parziale, però secondo me l'avevamo già giocata non benissimo prima, abbiamo avuto un po' di difficoltà in attacco e questo secondo me ci ha un po' segato le gambe, però insomma abbiamo perso contro la squadra che l'anno scorso ha fatto la finale, che è arrivata a un passo dalla promozione, ce la siamo giocata bene fino in fondo, quindi questo è, salve, buonasera, è di buon auspicio per il futuro, ci rimane ancora tanto da lavorare, però questo è poco ma sicuro. Assolutamente tanto da lavorare, anche perché oggi avete giocato spesso senza gli americani in campo, in questo campionato è un lusso non riuscire a sfruttare gli americani. Voi avete dimostrato di potervela giocare contro una delle favorite alla vittoria del campionato anche senza l'ausilio di quei giocatori che in teoria dovrebbero anche fare la differenza. Guardando questo punto di vista, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Sì, beh, indubbiamente è chiaro che i nostri due americani Kedrick in particolare siano estremamente pericolosi e quindi è ovvio che le squadre avversarie si concentrino molto su di loro. Questo non deve essere un limite, ma dobbiamo essere bravi noi ma anche loro a capire che questo può essere un vantaggio, perché può aiutare anche gli altri a mettersi in ritmo, avere più spazio, perché se loro sono più chiusi gli altri evidentemente avranno più spazi rispetto al solito, però secondo me ci sono mancati loro, non siamo stati bravi a cercare di coinvolgerli comunque, anche se spesso raddoppiati eccetera, però diciamo che il gruppo degli italiani in questa squadra è buono e come dice spesso Ugo, il nostro allenatore, è il gruppo degli italiani che deve riuscire a trainare anche gli americani, soprattutto quando sono in difficoltà. Noi dobbiamo dare solidità ed esperienza alla squadra perché conosciamo questo campionato, quindi anche se loro mancano è importante che noi invece ci siamo sempre e che li aiutiamo a reinserirsi quando sono in difficoltà. Oggi un derby davanti a una cornice di pubblico decisamente stupenda, quasi 4.000 spettatori, rimboccarsi le maniche perché la prossima partita è un altro derby, quindi quale occasione migliore per riscattarvi immediatamente? Sì, beh certo, diciamo che stasera, buonasera, abbiamo perso di poco, ma comunque abbiamo perso, quindi la prossima partita, che come dici giustamente tu, è un altro derby in un campo difficile e diventa una partita importantissima come tutte, ma che acquisisce diciamo un sapore particolare, quindi insomma adesso abbiamo anche più di una settimana per affrontare meglio questa partita e quindi speriamo di farlo insomma al massimo delle nostre possibilità.